Il WWF chiede al Veneto di accogliere alcuni orsi del Trentino. Lei che cosa ne pensa? Orsi in altopiano, sì o no? Abbiamo sbagliato dall'inizio a non curarli prima. No, in altopiano no, gli orsi e vanno controllati ovviamente, no? Lei è d'accordo per gli orsi in altopiano? Direi proprio di no. Come mai? C'è una situazione di mantenimento della situazione che non credo sia ancora nessuno in grado di gestire. Gli orsi devono stare nei posti dove non possono creare quei problemi che abbiamo visti. Quindi no agli orsi in altopiano? No, no. Abbiamo già i lupi che sono già sufficienti. Fa parte della natura, ci sono sempre state, quindi bisogna rispettarle. Lei che cosa ne pensa, signora? Gli orsi in altopiano, sì o no? Ma sì. Come mai? Amo gli animali, quindi in genere va bene così. E non avrebbe paura per l'uomo? Ma se si va a rispettare l'ambiente dell'animale, penso che andremo bene tutte e due, sia gli animali che le persone. L'orso non è un problema, è quando ci sono 100 orsi in 100 metri quadrati. E lei vivendo in Trentino ne sa qualcosa? Sono passati anche vicino a casa, loro non fanno nulla, però ormai diventa molto probabile incontrare un orso anche se non ti fa nulla, quindi io mi spavento, lui si spaventa, lui è più grosso. Ci fa gli auguri. Esatto, ve li faccio veramente di cuore. Vorrebbe quindi lei gli orsi in altopiano, che cosa ne pensa? No, perché ho sentito ieri anche il sindaco di Asiago, hanno già problemi qui i lupi, teniamo anche gli orsi, Trentino hai voluto gli orsi, gestisceli.